Martina Arnoletti e la Mugnaia dello storico Carnevale di Ivrea 2024. Siamo a Villa Elena, siamo a Ivrea, siamo a Montenavale. È stata una mattinata emozionante, non lo dico io, ma lo dice il Tognotto Matteo. È stata emozionante anche per lei? Molto emozionante vedermi vestita da Mugnaia, da Violetta, e non so, sono davvero delle emozioni difficili da descrivere, delle sensazioni fortissime e niente, sono pronta. Martina, facciamo un passo indietro e torniamo a quando, immagino, Giampiero Frigo le abbia proposto di diventare la Mugnaia offrendole il garofano bianco. Come ha vissuto quei momenti? È stato anche lì un'emozione fortissima e per me è un onore ricoprire questo ruolo e quel giorno e niente, è stata un'emozione davvero difficile da descrivere, se non la provi molto, molto, non so, non spiegabile a parole. Proviamo a immaginare intanto come saranno queste giornate da sabato sera a martedì grasso, anzi da sabato sera al mercoledì delle ceneri, perché non sottovalutiamo l'importante appuntamento di Polenta e Merluzzo. Cosa si aspetta? Ma cerco di non farmi troppe aspettative, cioè troppe aspettative nel senso che voglio cercare di accogliere tutte le sensazioni, le emozioni, vivere proprio i piccoli momenti e godermeli tutti, ecco. Com'è la vita familiare di Martina e di Matteo e dei due bimbi? Ma noi siamo delle persone normali, viviamo appunto qui a Montenavale e facciamo le cose che fanno tutti, quindi sicuramente vivere questa esperienza per me è un... penso sarà un arricchimento personale perché sto uscendo da questa zona di comfort che è la quotidianità e sto vivendo questa bellissima esperienza. C'è molto Montenavale nella vostra vita e c'è molto Montenavale nella vostra vita di arancieri, di appassionati del carnevale. Allora, parliamo della sua famiglia, parliamo di suo papà e parliamo di suo nonno che hanno avuto due ruoli fondamentali proprio in Montenavale, sui carri e sulle fagiolate. Sì, mio papà è cofondatore di un carro che partecipa da 40 anni allo storico Carnevale di Ivrea e che si chiama la Contea di Montenavale, appunto, e mio nonno invece è cofondatore della fagiolata invece di Montenavale e quindi sicuramente sono due figure che appunto mi hanno fatto avvicinare al Carnevale e mi hanno fatto vivere e crescere respirando proprio l'aria del Carnevale di Ivrea. Prima di cominciare questa intervista, impropriamente l'ho chiesto se aveva tirato come arancera, immaginando una squadra di arancieri a piedi. Invece no, la sua squadra è la squadra di casa. Sì, io sempre, cioè da quando ho 17 anni che tiro sulla Contea di Montenavale. E per noi è proprio, viviamo il carnevale in famiglia e ne parliamo tutto l'anno. Potremmo approfondire, ma non penso che siano tante le mugnaie che abbiano fatto un'esperienza di come arancere sui carri, perché normalmente la tradizione ci porta a descrivere mugnaie arancere a piedi. Invece il marito, Matteo, è un arancere a piedi nella squadra? Sì, nella squadra dei Tucchini del Borghetto, è più di 20 anni che, sì, che partecipa al carnevale tirando in piazza. Non abbiamo detto l'età e il nome dei bimbi. Allora, noi abbiamo Alice che ha 5 anni e mezzo e Tommaso che ne ha 1 e mezzo. Allora, per Tommaso probabilmente sarà un'esperienza un po' punto interrogativa, sì. Invece per Alice probabilmente ci sarà qualche emozione in più. Avete spiegato alla bimba che cosa sta per succedere? No, in realtà vogliamo tenere il segreto fino alla fine per farle una grande sorpresa. Niente, glielo sveleremo poi il sabato dell'uscita. Come immaginiamo questa uscita di sabato sera? Mi tremano un po' le gambe quando ci penso, non so, cerco di stare tranquilla e mi ha colpito, ho parlato con una mugnaia una volta e mi ha detto che ha sentito il calore delle persone da sotto che le arrivavano
addosso, no? Sul viso, ha proprio sentito questo calore e quindi spero anch'io di provare questo. Come ha trascorso, e con questo concludiamo queste ultime domeniche, intanto il 6 di gennaio e poi queste ultime domeniche di carnevale incentrate sulla figura del generale. E allora il 6 gennaio sì, sono andata in piazza in giro per la città sempre con il carro, con i ragazzi del carro, e queste ultime domeniche ahimè non ho proprio partecipato agli eventi legati proprio al carnevale, al corteo storico, perché facendo la fagiolata ho partecipato appunto a quest'altra parte del carnevale, insomma. Martina, le auguriamo un buon carnevale e siamo certi che sarà una bellissima mugnaia. Grazie, auguro buon carnevale anche a voi.